stato brevemente in Christchurch, il proprio assenso. Non essendoci osservazioni, consideriamo adottata tale forma di pubblicità per tutto il proseguo dei lavori. Avverto inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico. Buongiorno a tutti, buongiorno a lei, signora Vicepresidente. Grazie di questa disponibilità ad incontrare le commissioni affari europei e affari esteri del Parlamento italiano. Nei giorni scorsi abbiamo avviato un approfondimento sulla conferenza del futuro, sul futuro dell'Europa, e ci è sembrato essenziale ascoltare innanzitutto la Commissione europea. E quindi oggi iniziamo con lei un ciclo di audizioni che intende coinvolgere esponenti di istituzioni, rappresentanti dei cittadini e della società civile, in vista della presentazione di un nostro documento che possa raccogliere posizioni del Parlamento italiano e offrire come contributo ai lavori della conferenza. Prima di darle la parola, mi preme rappresentarle il nostro interesse affinché i contributi che riceverete dai vari soggetti coinvolti nel corso della conferenza sul futuro dell'Europa siano esaminati e deliberati secondo un processo trasparente e democratico dall'assemblea plenaria della conferenza sul futuro dell'Europa. A questo fine, l'assemblea plenaria dovrebbe essere dotata di poteri tali da rappresentare l'elemento centrale del processo di rinnovamento dell'Unione Europea che la conferenza intende avviare. Su questioni politiche di ampio respiro è la politica che è chiamata ad operare la sintesi in modo trasparente e democratico, ed è quello e l'impegno al quale siamo chiamati. Le sottopongo infine come punto qualificante, e che abbiamo già segnalato più volte sia al governo italiano che alla COSAC, la necessità di garantire in maniera assoluta che ogni Parlamento nazionale abbia almeno 4 rappresentanti. C'è la necessità che i Parlamenti nazionali abbiano la possibilità di essere rappresentati al meglio. E con questo auspicio, un auspicio che il pluralismo democratico pervada i lavori della conferenza sul futuro dell'Europa, alla quale tutti quanti guardiamo con interesse, ma anche riponendo grandi aspettative, io le lascio la parola e le rinnovo il ringraziamento per questa sua disponibilità e per questa sua cortesia. Grazie. A lei, Presidente. Buongiorno Presidenti, onorevoli parlamentari, signore e signori. È veramente un privilegio per me poter rivolgermi ai parlamentari italiani, anche perché nell'Europa post-bellica l'Italia aveva una visione del futuro dell'Europa, e come membro fondatore voi vi siete impegnati a rendere una realtà l'integrazione politica ed economica. In conseguenza di questo, oggi milioni di persone che vivono nell'Unione Europea, fondata sui valori dei diritti umani, della democrazia e della legalità. L'Italia è sempre stata al cuore dell'Europa. L'Italia è da sempre un hub europeo, un fulcro europeo di industria, cultura, innovazione, moda, design e molto di più. L'anno scorso la pandemia ha cominciato a devastare la nostra Unione. L'Italia è stato il primo Stato membro ad affrontare le conseguenze del coronavirus. Sono stata molto toccata dal coraggio mostrato dai medici, dagli infermieri, dagli assistenti sanitari, sia negli ospedali, sia nei centri di cura, e dai tanti gesti di solidarietà degli italiani dal nord al sud del paese. Le persone si sono messe a cantare nei balconi, hanno aiutato i più vulnerabili. Voi siete stati un esempio per tutti noi e ci avete insegnato, ci avete dato degli insegnamenti importanti nella nostra battaglia contro questo virus. Il nostro impegno comune è quello di costruire, di cominciare a riflettere come costruire un'Europa più resiliente, cominciando con la Next Generation EU, ovviamente, e
Ovviamente so che l'Italia ha presentato un piano di ripresa e resilienza che delinea quali saranno le riforme, gli investimenti pubblici per un valore di 672 miliardi e mezzo di strutture di ripresa e resilienza, e la ripresa economica deve andare di pari passo con un miglioramento della situazione sanitaria e una nuova spinta verso la democrazia, perché questo sarà il vessillo della Commissione von der Leyen. La nostra democrazia deve affrontare sfide multiple. La tecnologia ha cambiato il modo in cui viviamo, in cui comunichiamo, lavoriamo e ci colleghiamo. I politici e i decisori debbono evolversi anch'essi. I cittadini vogliono avere una voce più importante nella democrazia, al di là del mero processo elettorale. E ovviamente la politica non può più essere basata su uno scenario di business as usual. La conferenza sul futuro dell'Europa è la nostra risposta a questa richiesta. La nostra ambizione è quella di rendere la democrazia europea più resiliente, più reattiva, più pronta ad affrontare il futuro, ed è vitale che noi si porti i cittadini al centro delle decisioni politiche dell'Unione Europea. A seguito della firma da parte dei tre presidenti della dichiarazione congiunta il 10 marzo, il nostro lavoro continua ad accelerarsi. Dobbiamo tenere i cittadini al centro delle nostre decisioni. Questo è il mio primo punto. In secondo luogo, noi siamo oggi in una nuova fase di politica a livello europeo. Attraverso la conferenza, le tre istituzioni europee, cioè il Parlamento, Consiglio e Commissione, parlano con una singola voce. E in terzo luogo, in questo impegno, abbiamo il conforto dei parlamenti nazionali, degli enti locali, della società civile e delle parti sociali. In risposta alle richieste dei cittadini, la conferenza rafforza la nostra democrazia rappresentativa, portando i cittadini al cuore del processo decisionale europeo. I cittadini possono coinvolgersi attraverso quello che chiamiamo le 3P, cioè la piattaforma digitale multilingue, il panel dei cittadini europei e le plenarie della conferenza. Le piattaforme digitali multilingue della conferenza, che sono il punto d'ingresso dei parlamenti nazionali, delle autorità, delle organizzazioni che vogliono coinvolgersi in questo processo, vogliono organizzare eventi, vogliono contribuire alla conferenza. Questa piattaforma è stata lanciata il 19 aprile e ha aperto un nuovo spazio innovativo per i cittadini di tutti gli angoli dell'Unione Europea per avviare un dibattito sulle sfide che l'Europa deve affrontare e gli argomenti che i cittadini considerano importanti. In meno di 10 giorni questa piattaforma ha già mostrato il proprio potenziale unico. Oltre 5.000 partecipanti hanno già condiviso oltre 1.000 idee e hanno organizzato già 160 manifestazioni in tutta Europa. Quindi prendere coscienza di tutto ciò è il nostro prossimo passo importante. L'obiettivo è quello di raggiungere il numero più alto e più diversificato possibile di cittadini, e conto sulla vostra collaborazione. A questo fine vi invito a promuovere la piattaforma attraverso le vostre reti, attraverso i social media, attraverso i vostri siti web. Quali rappresentanti diretti dei cittadini, avete una parte importantissima nel garantire che i cittadini possano partecipare appieno a questo processo. La piattaforma è il fulcro della conferenza, cioè il luogo dove tutti i contributi vengono raccolti e vengono condivisi in modo trasparente. Ciò la rende parte fondamentale del meccanismo di feedback, per esempio. Gli eventi di base organizzati dai cittadini e anche gli eventi regionali e nazionali li troviamo qui su questa piattaforma. I cittadini possono contribuire attraverso la piattaforma possono presentare le loro idee. Tutte le attività della piattaforma saranno regolarmente analizzate e verranno preparate le relazioni che verranno poi inviate al panel dei cittadini europei e alle plenarie della conferenza. Io sono veramente felice di poter vedere come i cittadini possono ispirare noi nel nostro lavoro. La conferenza si avvierà a conclusione nella primavera del 2022, ma il lavoro non finisce lì, almeno non per noi, perché quello sarà il momento in cui le tre istituzioni dovranno riflettere su quello che hanno deciso i cittadini e dovranno decidere come possiamo al meglio rispondere a quello che ci hanno suggerito i cittadini. La Presidente von der Leyen si è impegnata a questo e vuole vedere che tutto questo processo continui con sostegno dei parlamenti nazionali e regionali. La conferenza fornisce uno spazio pubblico per tutti i cittadini, dalle montagne alle isole, per partecipare al nostro futuro comune. La piattaforma digitale elenca 9 argomenti
su cui cominciare a deliberare. Ma questa lista non è completa. Il decimo argomento è altre idee, varie ed eventuali. I cittadini possono portare alla nostra attenzione le idee che vogliono. E noi dobbiamo raggiungere soprattutto i cittadini che normalmente non si rapportano a noi, quelli che sono scettici, che sono critici. Lo slogan della conferenza è: il futuro è nelle vostre mani, fate sentire la vostra voce. E quindi i cittadini debbono impegnarsi in prima persona. E poi c'è una carta della conferenza, uno statuto della conferenza che deve guidare l'impegno dei cittadini. Esso riflette i valori europei e i diritti fondamentali come la dignità umana, la legalità, il rispetto dei diritti umani, fra i tanti altri. Quelli che firmano questa carta decidono di dare un contributo costruttivo alla conferenza rispettando al contempo le opinioni degli altri. Purtroppo tutti conosciamo molto bene il fenomeno dei discorsi d'odio e delle informazioni false o fuorvianti. Queste non verranno tollerate sulla piattaforma. Metteremo in funzione, è già in funzione una squadra di moderatori che non censurerà quello che viene inserito, però garantirà il rispetto della dignità di ognuno, perché la tolleranza e l'uguaglianza debbono prevalere. Un contributo che non risponde ai principi della carta verrà rimosso dalla piattaforma, e questo permetterà ai cittadini di contribuire e anche di segnalare eventuali contenuti offensivi. Qualcosa voglio dire sul panel dei cittadini europei, perdono. Voglio sottolineare che chiunque può organizzare panel di cittadini o altri eventi sotto l'ombrello della conferenza, sempre che rispettino i principi della Carta. Nell'ambito di questa struttura decentralizzata ci saranno 4 panel di cittadini europei. Ogni panel includerà 200 cittadini e garantirà per ogni Stato membro venga incluso almeno un cittadino maschio e una cittadina femmina. I cittadini verranno scesi casualmente per i panel, saranno rappresentanti della diversità dell'Unione Europea, sia in termini di origine geografica, ma anche di genere, di età, di livello socio-economico e di istruzione. I giovani costituiranno un terzo di ogni panel. Ciò significa fino a 35. Ci saranno anche di età compresa di giovani, significa cittadini di età compresa fra 16 e 35 anni. E poi ci saranno rappresentanti delle aree urbane e delle aree rurali. E il comitato esecutivo è quello che dà le comitato esecutivo e le regole il regolamento della conferenza. Vediamo questi aspetti. I membri di questa commissione conoscono già i dettagli del lavoro che è in corso a livello di comitato esecutivo rispetto alla conferenza. Il comitato esecutivo prende decisioni per consenso sugli aspetti dei lavori della conferenza, sui processi, gli eventi, e riferisce regolarmente alla presidenza congiunta, cioè Ursula von der Leyen, primo ministro Costa adesso, e David Sassoli. Il comitato si compone di 3 rappresentanti e di non più di 4 osservatori per ognuna delle 3 istituzioni. I rappresentanti della conferenza, delle commissioni parlamentari per gli affari comunitari dei parlamenti, cioè la COSAC, e questi sono osservatori permanenti. Noi continueremo a invitare il Comitato Europeo delle Regioni, il Comitato Economico e Sociale, le parti sociali, come abbiamo sempre fatto. Questo è un nuovo tipo di politica, e non dobbiamo sottovalutare l'impatto positivo che questi sviluppi possono avere per i cittadini. La trasparenza e la collaborazione sono i nostri volani da qui al futuro. Qualche parola sull'evento che avvierà tutte le nostre attività il 9 maggio. Alla nostra ultima riunione del 22 aprile, il Comitato Esecutivo ha sottoscritto il programma di manifestazioni per il Giorno dell'Europa, che sarà un evento inaugurale ibrido che si svolgerà appunto il 9 maggio. Sarà trasmesso dal vivo e avrà la partecipazione in remoto dei cittadini e gli interventi dei presidenti delle 3 istituzioni europee. Il Comitato Esecutivo ha anche discusso il regolamento della conferenza, soprattutto per quanto riguarda il ruolo e la composizione della plenaria della conferenza, con l'intento di raggiungere un obiettivo alla prossima riunione del Comitato.
data l'attuale situazione, l'avvio della conferenza a Strasburgo sarà un evento ibrido con una componente online e la partecipazione di cittadini di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. Rimaniamo flessibili per adattare questo evento in un qualsiasi momento negli interessi della salute e della sanità di tutti i partecipanti. Come ho detto prima, la comunicazione è fondamentale per il successo della conferenza, perché dobbiamo attirare i cittadini, dobbiamo farli partecipare. Stiamo investendo molto nella risposta che dobbiamo dare alle richieste dei cittadini per avere una voce più forte nei processi decisionali dell'Unione Europea. Tutto ciò deve essere accompagnato da una robusta strategia di comunicazione. Ci stiamo lavorando in stretta collaborazione con i parlamenti nazionali e regionali, con la Commissione Europea delle Regioni e con il Comitato Economico e Sociale e anche con le parti sociali della società civile. Stiamo sviluppando tutte le reti a nostra disposizione, incluse le rappresentanze, cioè gli uffici di rappresentanza della Commissione nei vari Stati membri e del Parlamento nei vari Stati membri, e questa è responsabilità di ognuno di noi. E sono persuasa che il contributo dei minori parlamentari italiani può veramente fare la differenza e possa garantire la forte partecipazione dell'Italia e dei suoi cittadini alla conferenza. E per concludere, onorevoli parlamentari, voglio tornare alla prima cosa che ho detto oggi pomeriggio. La conferenza è realmente un evento storico, data la sua ambizione, data la sua profondità e l'ampiezza, ed è anche un progetto di grandissima complessità. Ci saranno tanti dettagli da discutere in tutto questo processo, ma c'è una luce che ci guida in tutto questo. Lo facciamo per i cittadini. Dobbiamo tenere i cittadini al centro dei nostri dibattiti e del nostro pensiero sulla conferenza e delle nostre riflessioni sulla conferenza, perché la conferenza ci offre un'opportunità unica a noi, politici, rappresentanti eletti, di fidarci della capacità dei nostri cittadini di contribuire in modo concreto. La conferenza non sostituisce la democrazia rappresentativa, la rinforza, la rafforza, e questo può succedere soltanto se ognuno di noi si avvicina alla conferenza con una mente aperta e con la volontà di raggiungere qualcuno che non era stato mai raggiunto, cercando qualcosa di nuovo, di innovativo. I cittadini si aspettano questo da noi, dobbiamo rispondere, altrimenti lasciamo uno spazio in cui altre narrative meno costruttive si potranno sviluppare. Come dice la dichiarazione congiunta, l'Unione Europea ha mostrato che essa può fornire risposte alle preoccupazioni e alle ambizioni dei cittadini. La politica europea deve fornire delle risposte inclusive ai quei compiti che definiranno le prossime generazioni. Questa era la citazione. Grazie alla tecnologia i cittadini possono sentirsi più vicini alle questioni che le interessano e ai contesti, alla velocità del contesto di oggi. Le elezioni dopo ogni 4-5 anni non sono abbastanza. La democrazia non è statica, la democrazia si evolve continuamente e noi dobbiamo evolverci insieme alla democrazia per garantire che la nostra democrazia sia adatta per il futuro. La conferenza sul futuro dell'Europa fa parte di questa nostra risposta alla sfida ed è per questo che dobbiamo far sì che i cittadini siano al primo posto in questa conferenza. Ovviamente i panel sono stati creati per loro, per permettere loro di contribuire. La piattaforma fornisce uno spazio dove impegnarsi, ma sarà la plenaria il luogo dove loro possono dare voce ai loro punti di vista insieme ai rappresentanti eletti, insieme a voi. E per questo bisogna garantire che i cittadini abbiano un'adeguata rappresentazione in modo equanime con gli altri partecipanti. E sono personalmente convinta e mi impegno ad assicurare che continuerò a lavorare da vicino con i parlamenti nazionali, inclusi gli onorevoli parlamentari italiani, per garantire che noi si dia una voce a tutti i nostri cittadini, giovani, vecchi, bambini, una voce per i loro sogni, per le loro visioni, per le loro idee innovative per il futuro dell'Europa, che è la loro Europa. Conto sul vostro sostegno e sono in attesa di ricevere le vostre domande. Mille grazie. Bene, grazie. Signora Vicepresidente, grazie per il suo intervento. Un attimo, senatrice Bonino, l'ho già vista, un attimo. Comincerei a dare la parola all'onorevole Rossini del gruppo misto della Camera. Prego. Grazie.
Grazie, è molto molto stimolante iniziare a immaginare quest'anno fatto di eventi, di incontri. Credo che quello che ha detto è molto importante, quello di trainare il più possibile i nostri cittadini, aggiungerei donne e giovani sarà importante per il nostro paese, proprio perché il successo della conferenza dovrà essere anche quello a distanza di un anno. Aver coinvolto persone che magari oggi non si sentono rappresentanti di un paese e dell'Europa. Personalmente farò i miei incontri sul futuro dell'Europa in zone remote della montagna, dove non c'è connessione ancora digitale tra giovani e categorie di donne ancora estromesse da una vita sociale. E questa è una domanda che voglio farle, proprio perché la vostra commissione Democrazia e Demografia ha al centro il tema della questione femminile, che è ancora tutt'altro che risolta in Europa. E quindi chiederle in che modo anche state pensando di aiutare e di man poter mandare dei messaggi forti e degli esempi forti anche che aiutino la partecipazione delle donne a queste conferenze, ma anche a trainarne, diciamo, una progettualità, perché la democrazia in Europa ha a che fare anche con una più piena condivisione e occupazione della categoria femminile. Grazie. Grazie, onorevole Rossini. La senatrice Ginetti di Italia Viva, prego. Grazie Presidente, ringrazio anch'io per questo incontro. La legittimazione dal basso è fondamentale per rafforzare, diciamo, la capacità stessa dell'Unione Europea di rappresentare se stessa anche nel mondo. La condivisione con i propri cittadini quindi è fondamentale. Ma per poter dare, diciamo, garantire un coinvolgimento certo e utile, è anche importante dire ai cittadini che le loro opinioni, i loro suggerimenti, le loro proposte non saranno vane, ma saranno poi trasformate effettivamente in disegni di legge, in direttive, regolamenti, modifica, sino alla modifica dei trattati, se questo fosse necessario. Sto pensando, per esempio, se dei cittadini mettessero in evidenza la necessità, per esempio, di un maggior riavvicinamento delle normative nazionali su temi molto importanti e delicati come i diritti sociali, ma anche la materia fiscale, sino a chiedere il cambio della modalità di decisione, quindi dei rapporti tra le tre istituzioni, Parlamento, Commissione e Consiglio, sino a un'elezione diretta del Presidente della Commissione. Quindi, che tipo di garanzie possiamo dare ai cittadini nel momento che verranno coinvolti e che ci impegniamo a coinvolgere rispetto al loro ruolo e a diciamo, alla finalizzazione delle loro proposte? Grazie, senatrice Ginetti. L'onorevole Giglio Vigna del gruppo Lega della Camera. Sì, grazie Presidente. Allora ci apprestiamo a iniziare questo cammino e siamo contenti, Commissario, di averla in audizione, anche se purtroppo solo in video. Ovviamente la speranza è quella di poter poi insomma trovarci di persona. Allora, bene, da quello che abbiamo iniziato a capire, siamo decisamente molto interessati a questo progetto. Ovviamente noi ci aspettiamo, noi come gruppo Lega, ma penso tante tante persone, tanti rappresentanti di molti partiti europei, di molti gruppi. Noi ci aspettiamo una reale
democrazia all'interno di questi dibattiti, all'interno di questa nuova casa, che, di questa nuova agorà che abbiamo chiamato Conferenza sul futuro dell'Europa, perché l'Europa purtroppo ha dimostrato negli ultimi anni di essere monolite verso un certo tipo di pensiero, verso una certa cultura e verso certi standard culturali e di idee, escludendo e alle volte volendo anche punire tutto quello che va contro il pensiero unico. Quindi noi ci affidiamo a lei e a tutti coloro che hanno l'onere e l'onore di coordinare questa conferenza, i primi passi di questa conferenza, perché essa diventi veramente, come dicevo prima, una libera agorà di discussione, quindi che questi moderatori che lei ha citato diventino appunto dei moderatori e non dei censori. Siamo decisamente contenti che vi sarà uno spazio per gli enti locali, spulciando il suo curriculum commissario. Abbiamo visto che lei, oltre ad essere stata parlamentare, è stata anche sindaco della sua città e addirittura segretaria locale del suo partito, e questo ci permette di parlare quest'oggi con una persona che ha fatto, come dire, il percorso di tanti, una parte del percorso e poi anche oltre, ovviamente, visto il suo ruolo, una parte di percorso comune con tanti di noi. Stiamo parlando quindi con una persona che arriva veramente dal territorio, perché essendo stata sindaco della sua città, in altro modo non saprei come definirla. Quindi ci appelliamo a lei perché questo ruolo degli enti locali, quindi delle regioni, delle province, dei territori comunque e delle municipalità, sia rispettato all'interno della conferenza, come sia rispettato questo spazio che lei citava per le aree non urbane, quindi per tutte quelle idee, istanze che arrivano dai territori che non sono grandi città. E sarebbe la prima volta che all'interno di un organo, un'istituzione dell'Unione Europea si va a parlare del tema della montagna, perché fino a questo punto l'Unione Europea ha purtroppo dimenticato per molto tempo che esistono dei territori, e non mi riferisco solo alle Alpi o agli Appennini italiani, ma in tutta Europa esistono dei territori con un tema specifico, che è il tema della verticalità, e senza entrare nei dettagli, un mondo molto diverso invece dal mondo delle pianure e delle grandi pianure dell'Unione Europea. Quindi ci affacciamo a questa nuova avventura con entusiasmo, di sicuro con la passione che il mio gruppo porta sempre in tutte le sedi in cui ci affacciamo, e di sicuro avremo da portare le nostre istanze, tante idee e tanti progetti. Grazie commissario e grazie ai presidenti dello spazio. Grazie onorevole Giglio. Io darei la parola al presidente Fassino, il presidente della Commissione Esteri della Camera. Prego presidente. Grazie, molto brevemente ringrazio la commissaria del suo speech, del suo intervento che ho apprezzato. Condivido ovviamente tutte le ragioni e le motivazioni di questa iniziativa, che non a caso è un'iniziativa che si stenderà anche per un arco temporale sufficientemente ampio, proprio per determinare un grande coinvolgimento nel dibattito dell'opinione pubblica, dei cittadini, oltre che delle tante articolazioni sociali e istituzionali. E questo io credo che sia importante, perché l'Europa in realtà è un bivio. Io, diciamo, per comodità penso che l'Europa sia di fronte a
qualche modo una terza fase del suo processo di integrazione. La prima fase fu quella dei trattati di Roma, la seconda quella che decollò con Maastricht e con l'euro, e oggi noi siamo di fronte alla necessità di conoscere un terzo processo di integrazione molto più intenso dei precedenti, perché il mondo globale ci sollecita a livelli di integrazione sempre più intensi e più alti, e questo però richiede un livello di consapevolezza e di coinvolgimento dei cittadini molto grande. Sappiamo tutti che uno dei problemi non risolti della costruzione e integrazione europea è quello che è stato spesso chiamato il gap democratico, e quindi il tema della partecipazione e del coinvolgimento dei cittadini è assolutamente essenziale, e la conferenza a questo fine è stata pensata. Detto questo, io le faccio una domanda molto specifica. Uno dei dossier aperti che l'Unione Europea ha sul suo tavolo è come proseguire nel processo di integrazione a partire dai Balcani occidentali. E sarà un tema che nelle prossime settimane tornerà all'attenzione dei ministri degli esteri e degli affari europei e del Consiglio. Ora, noi sappiamo che la lunghezza e la lentezza del processo di integrazione dei Balcani di questi 20 anni, da Salonico 2003 ad oggi, ha determinato e determina nell'opinione pubblica di quei paesi sentimenti di frustrazione e di delusione, e quindi di riduzione della attrattività della integrazione europea. Proprio per questo io credo che uno dei modi con cui noi possiamo ricostruire un rapporto positivo con le opinioni pubbliche di quei paesi, sapendo anche che il processo di integrazione non sarà in ogni caso breve, è quello di coinvolgere anche le opinioni pubbliche di questi paesi candidati all'allargamento nel dibattito sul futuro dell'Europa. E quindi la domanda che le chiedo e il tema che le pongo, non chiedo neanche una risposta immediata, è di pensare forme di coinvolgimento e di iniziativa della conferenza rivolte ai paesi candidati all'allargamento a partire dai 6 paesi dei Balcani occidentali, proprio perché è fondamentale per paesi che aspirano a diventare membri della nostra famiglia che si sviluppi con le loro opinioni pubbliche una discussione che li renda consapevoli e partecipi di che cosa sarà la famiglia di cui aspirano ad essere membri. Grazie. Grazie Presidente Fassino. La senatrice Emma Bonino del gruppo Misto. Prego senatrice. Grazie. Grazie a tutti Presidenti e Commissaria. Io non voglio spegnere l'entusiasmo di nessuno, ma ritengo di dovere porre alcune questioni. Io penso che questa conferenza non è partita benissimo. Penso che il difficile accordo sulla governance, insomma, la dica lunga già di per sé. E soprattutto mi spaventa l'ampiezza delle consultazioni. Cioè, le linee guida quali sono? O si può discutere di tutto? Dai Balcani alla sanità, con una serie di paesi che già hanno detto i trattati non si cambiano. E allora che la facciamo fare? Ora, io penso che dovreste, che la commissione o la governance di questa conferenza deve dare almeno dei settori di discussione. Se no andremo dalla parte sociale alla parte fiscale, giustamente segnala Piero Fassino la questione Balcani, prima che altri occupino quello spazio, giusto appunto, dal verde al green, al carbone, piuttosto che, insomma, la mia la montagna piuttosto che non so che cosa. La mia impressione è che se vogliamo che questa consultazione poi venga presa in considerazione, qualche linea guida chi presiede la conferenza la deve dare. Ora, noi abbiamo appena audito l'ambasciatore Massé.
l'Europa della salute, l'Europa della salute, l'Europa della salute. Bene, ma se vogliamo l'Europa della salute, è evidente che bisogna cambiare i trattati. Su questo la marcia indietro è stata netta. Cioè, l'ambasciatore ha detto: beh, intanto parliamo di merito, poi se sarà necessario parliamo di procedure, eccetera. Lo stesso vale sulla regola dell'unanimità, lo stesso. Quindi io mi augurerei, proprio per rimettere in carreggiata un anno, dico bene, un anno di mobilitazioni, che i responsabili della conferenza, in consultazione con chi diavolo vogliono, diano però dei temi e delle linee guida di cui discutere, perché altrimenti penso che andiamo dall'Antartide all'Artico all'idrogeno e a non so quale altra cosa. Grazie. Grazie senatrice Bonino. Io avrei l'ultimo intervento dell'onorevole Galizia e poi per chiudere la vicepresidente Garavini, che è qui accanto a me. Prego, onorevole Galizia. Grazie presidente. Io ringrazio il commissario per l'interessante intervento che ci ha portato qui oggi. Io credo che la conferenza sul futuro dell'Europa sia un'occasione che potrà essere sfruttata sicuramente per mettere sul tavolo tanti temi diversi, ma tanti temi che ci devono far riflettere anche su quelle che sono state le fragilità dell'Europa fino ad oggi, che potranno ancora essere. E quindi è un momento sicuramente di riflessione utile. Io oggi sono contenta di averla qui, commissario, perché oltre alla democrazia lei si occupa di demografia, che è un tema a me caro e che temo e credo che sarà un tema cruciale nel futuro dell'Europa stessa. Già la mia collega ha anticipato la questione della parità di genere. Io le volevo chiedere se dal famoso Consiglio di Barcellona del 2002 si sta pensando di lavorare sulla tematica degli asili nido, perché all'epoca si stabilì che un target europeo poteva essere il 33%. Ecco, questa percentuale che purtroppo in Italia già non la raggiungiamo, ecco, io credo che invece sia un target da aumentare. Le volevo chiedere se sta lavorando su questo aspetto e secondo lei quale potrebbe essere una percentuale da valutare. Abbiamo sempre nell'aspetto demografico le problematiche legate all'invecchiamento della popolazione, anche questo intrecciato a quella che è la tematica sanitaria, perché oggi si deve puntare certo ad avere una popolazione che diciamo, abbia una speranza di vita molto alta, ma allo stesso tempo dobbiamo lavorare affinché questi anni di vita aggiuntiva vengano vissuti in buona salute. Quindi come si può intervenire, che tipologie di interventi si potrebbero supportare, come hanno accennato alcuni miei colleghi, con il Recovery Fund si stanno facendo delle importanti riforme, degli importanti investimenti su tutti i territori. Noi in Italia, che siamo i primi fruitori di questi fondi, stiamo avviando un dialogo molto ampio su queste tematiche. E in più c'è un'altra problematica che volevo sottoporre, sempre demografica, quella dello spopolamento. Lo spopolamento che avviene perché molti dei nostri giovani vanno via, ma non parlo solo di uno spopolamento legato a quelli che sono i piccoli centri, ma anche delle province. Io sono del sud Italia, sono pugliese, prima molti dei giovani della mia zona si spostavano semplicemente nella capitale di provincia, oggi invece si va via, si va a Roma, si va a Milano, si va anche all'estero e quindi perdiamo tantissimo capitale umano. Certamente bisognerà lavorare su quelle che sono le infrastrutture per creare sviluppo in queste zone, ma anche sulla digitalizzazione, tutti temi molto molto importanti. Però bisognerà lavorare anche molto e meglio sulle politiche di coesione. Ecco, queste un po' erano le mie domande sulle questioni demografiche e soprattutto in questo momento particolare io credo che centrale nel dibattito sia la questione femminile, perché come abbiamo visto nella pandemia sono le donne quelle che hanno sofferto di più e dobbiamo cercare di aumentarne intanto l'occupazione, visto che ne hanno sono stati tanti posti di lavoro persi dal settore femminile, e tanto dobbiamo lavorare sulla denatalità, soprattutto in un paese come il nostro, che da anni ormai vede tassi di natalità talmente bassi da creare non solo una stagnazione ma anche un declino demografico. Grazie. Sì, grazie onorevole Galizia. La senatrice Garavini, vicepresidente della Commissione Esteri qui in Senato. Prego, senatrice. Grazie tante, presidente Stefano. Grazie tante, commissaria Suica. Ci fa molto piacere averla. Thank you.
Grazie tante Presidente Stefano, grazie tante Commissaria Suica, ci fa davvero molto piacere aver la nostra ospite quasi in concomitanza con l'inizio dei lavori della conferenza sul futuro dell'Europa. Io in linea di massima sono sempre molto ottimista, non posso però che fare mie le preoccupazioni emerse anche dagli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, in particolare da parte della collega Bonino, dalla collega Ginetti. Perché questo? Perché se da un lato la conferenza si colloca in una fase così strategica per il futuro dell'Europa, in una fase nella quale l'Unione Europea è riuscita a rispondere e a reagire rispetto alla grave crisi pandemica legata al Covid in un modo così esemplare, quindi facendo questo scatto di reni proiettato in avanti, riuscendo a mettere in campo un investimento così straordinario come quello del Recovery Fund del Next Generation EU. D'altro lato non si può negare anche da un lato appunto quella che è la difficoltà contingente con la quale la conferenza si trova a doversi confrontare, quindi nell'obiettivo che persegue di massima coralità possibile, di massima partecipazione anche proprio della cittadinanza, da un lato il protrarsi della situazione di Covid rende difficile quella partecipazione che invece sarebbe auspicabile. È costretta a fare riferimento quindi ad una partecipazione che sia legata a piattaforme digitali. Certo, da un lato possono essere anche queste un'opportunità, ma d'altro lato rischiano di invece di cozzare contro appunto il proseguio delle difficoltà del momento, ma soprattutto quelle problematicità che ponevano appunto le colleghe rispetto al fatto che anche là dove si riesca invece ad avere una partecipazione corale diffusa, poi questa cozzi rispetto al fatto che non trovino o non ci siano poi, non possano sfociare in interventi, se vogliamo, in atti della stessa Unione Europea. E allora le riflessioni, l'invito da un lato a prevedere forse magari una forte campagna informativa. Mi fa piacere, Commissaria Suica, che lei stessa abbia anticipato con il suo intervento il fatto che c'è una particolare attenzione a puntare sull'aspetto comunicativo, perché credo che sia necessario proprio in premessa per promuovere il più possibile la più ampia partecipazione da parte della cittadinanza, la definizione di linee guida che in qualche modo possano appunto guidare, possano dare margini anche di indicazione rispetto a quella partecipazione che ci auguriamo tutti possa essere il più ampio possibile. Proprio perché sono certa che l'opportunità sia comunque utile, che possano emergere tutta una serie di proposte, le elencava bene la collega Ginetti nel suo intervento, e che quindi possano dare un contributo vero in termini di ulteriore passi rispetto all'integrazione europea, e mi sento di dire anche ulteriori passi rispetto ad un'integrazione federalista europea, come auspicato ad esempio dall'Unione dei Federalisti Europei nel loro appello, unitamente anche al gruppo Spinelli al Parlamento Europeo. Quindi la ringrazio, la saluto per il suo lavoro, buon lavoro anche a tutti noi parlamentari che in qualche modo possono contribuire, e è nel nostro auspicio, nel nostro impegno, contribuire effettivamente al successo della conferenza. Però ecco, credo che sia utile e opportuno mettere in campo ancora alcuni passaggi proprio per facilitare il successo della conferenza stessa. Grazie. Bene, grazie collega Garavini. L'ultimo intervento, il senatore Aimi del gruppo Forza Italia qui al Senato. Prego, senatore. Grazie Presidente, grazie Commissario Suica per il suo intervento, la ringrazio per le parole che ci ha dedicato, per la sua presenza. Voglio immediatamente evidenziare ai colleghi anche di Commissione che ho trovato molti spunti interessanti, in particolare dalla senatrice Bonino, la stessa Garavini, sono spunti che secondo me devono essere presi in attenta considerazione. Mi permetto però
di fare una, così, un appunto. L'Europa, l'Unione Europea ha 446 milioni di abitanti. Immagino sarà estremamente difficile da parte nostra poterli raggiungere tutti, sarebbe un bellissimo obiettivo. Ne raggiungeremo immagino una parte, spero che non sia uno zero virgola, ma di poter arrivare a qualche cosa di più. Vorrei sollecitare però un aspetto: sarebbe estremamente importante avere un elenco tematico, perché se è vero che possiamo discutere, e immagino che tra tanti interventi ci saranno anche spunti estremamente intelligenti e che possano in un qualche modo aiutare la crescita dell'Unione Europea, mi permetto di evidenziare che proprio uno dei problemi, se non il problema più importante dell'Europa in questo momento, è proprio quello demografico, una crisi spaventosa che rischia di metterci in grosse difficoltà. E poi da europeista convinto e soprattutto da pragmatico nei fatti, credo che noi dovremmo mettere al centro anche di queste discussioni alcune altre tematiche, che vanno da quello dell'approvvigionamento energetico per l'Europa, che è fondamentale, a quello dell'identità culturale dell'Europa stessa, alla attenzionare un altro aspetto, che è quello della difesa dell'Europa, che non può che essere una difesa militare. Se noi vogliamo trasformare in Europa l'Europa in una superpotenza, come lo sono la Cina, gli Stati Uniti, il Brasile, la Russia, non possiamo rimanere un soggetto diviso. Dobbiamo avere una politica estera comune e dobbiamo avere, come dicevo, una difesa comune per poter anche intervenire nelle aree delicate in cui ci sono situazioni di belligeranza. E ricordo che siamo anche in una situazione particolarmente delicata, e anche questo andrebbe messo attenzionato alla nostra agenda, perché proprio ai nostri confini ci sono situazioni di enorme tensione, e lo sono nell'area nel sud del Mediterraneo con la Libia, lo abbiamo con la Turchia, ci sono situazioni di tensioni con la Russia, con la quale dovremmo invece intrattenere rapporti di diversa amicizia. Quindi ecco, alla fine il punto è questo: vogliamo dare delle indicazioni, dei temi? Secondo me, se noi dividessimo gli interventi per aree tematiche, faremmo cosa buona e giusta. Grazie senatore Aimi. Quindi io ringrazio tutti i colleghi per la partecipazione a questa discussione, a queste sollecitazioni che consegniamo alla Presidente Suica, alla quale darò subito la parola per la sua replica. Volevo solo aggiungere che sono tutte sollecitazioni che ci consegnano la responsabilità di dare una risposta con la conferenza sul futuro dell'Europa che risponda alle aspettative dei cittadini europei, e io credo che in quelle sollecitazioni che anche il senatore Aimi richiamava qualche attimo fa troviamo la nostra sfida di poter rinnovare l'Europa per essere ancora più inclusiva. Difesa comune, politica estera comune, fiscalità comune, io credo siano orizzonti ai quali siamo chiamati col dare risposte non a lungo termine ma nell'immediato. Il Next Generation è stata una piattaforma sulla quale abbiamo saputo dimostrare un'Europa diversa, è un terreno che va coltivato, che va proseguito, e la conferenza sul futuro dell'Europa ci deve aiutare ad inquadrarne le priorità e i tempi. Io le consegno la parola per la sua replica e le rinnovo tanti ringraziamenti per la sua disponibilità. Avremo certamente altre occasioni per incontrarci. Grazie Presidente, grazie onorevoli parlamentari per il vostro importante contributo. Cercherò di rispondere a tutte le vostre domande. L'onorevole Rossini ha espresso una preoccupazione sulle questioni di genere e le questioni relative alle donne e come possiamo metterci in contatto con le donne, come possiamo raggiungere le donne. Noi vogliamo raggiungere tutti, perché abbiamo una strategia di comunicazione, dobbiamo
tre DG della Commissione del Consiglio del Parlamento che sono responsabili della comunicazione. E questo però non soltanto le direzioni generali della comunicazione comune, ma tutti voi, i parlamenti nazionali, le vostre reti sono in primo luogo, sono in prima linea della comunicazione, perché vogliamo essere sicuri, vogliamo essere uguali, equanimi da un punto di vista di genere, vogliamo che tutti si impegnino a partecipare in questa conferenza. La senatrice Ginetti, la risposta è sì, questa è la democrazia di base, la democrazia che parte dalla base. Lei mi ha chiesto che tipo di, come si può agire sul ruolo dei cittadini, come possiamo garantire che questo in partecipazione dei cittadini, queste idee verranno tradotte in proposte concrete. Beh, questa è proprio la differenza fra le precedenti consultazioni dei cittadini che erano stati tenute dalla Commissione e questa consultazione, perché qui vogliamo agire sulla base delle proposte dei cittadini, sulla base delle idee dei cittadini, e questo è quello che faremo. La piattaforma digitale multilingue, come ho detto, sarà proprio il fulcro della conferenza, nella quale raccoglieremo tutte le informazioni, le analizzeremo e cercheremo di tradurle in proposte concrete. Però voglio anche dirvi che noi non possiamo anticipare quali saranno gli esiti di questo processo. Stavolta siamo in ascolto. Noi diamo la parola, diamo il microfono ai cittadini. Vogliamo che questi cittadini partecipino al processo democratico non soltanto ogni 5 anni, cioè alle elezioni, ma lo facciano continuativamente, perché la democrazia non è statica, perché noi siamo obbligati, i cittadini sono chiamati a intervenire, noi siamo obbligati a rispondere, ed è per questo che l'anno prossimo, anche durante la presidenza francese, durante la seconda metà del nostro mandato, chiederemo di rinvigorire queste idee, queste ambizioni. Onorevole Giglio ha parlato di democrazia, di Agorà. Io sono stata sindaca di Dubrovnik, di Ragusa, la mia città, e so benissimo, io sono stata sindaca per 8 anni e ovviamente dal 2001 al 2009 ho incontrato continuamente i cittadini, so quanto è importante essere vicina ai cittadini, e anche se adesso mi trovo a ricoprire questo ufficio molto alto, mi rendo conto che spesso c'è una distanza fra noi politici e cittadini, e dobbiamo avvicinarci ai cittadini, dobbiamo raccorciare questa distanza che c'è. Sicuramente non ci rivolgeremo soltanto alle aree urbane, dovremo parlare anche alle persone che vivono nelle aree rurali, nelle isole, nelle montagne, perché questa è una cosa importante. Sì, ci saranno moderatori, perché vogliamo seguire, perché seguiremo che cosa succede sulle piattaforme, ma non censureremo nulla, censureremo soltanto gli insulti, le frasi offensive, le notizie false. E c'è questa carta che verrà sottoscritta da tutti quelli che entrano nelle piattaforme digitali e saranno chiamati quindi a sottoscrivere questa carta che stabilisce proprio e mette in chiaro quali sono i diritti umani, la legalità, lo Stato di diritto, i valori democratici europei. Questo è il valore in più di questo esercizio rispetto ai precedenti. Il Presidente Fassino ha sottolineato l'importanza della partecipazione dei cittadini, sicuramente prima Roma, poi Maastricht, adesso oggi questo sarà probabilmente la terza pietra miliare dell'Europa. Ci sono alcune questioni che restano aperte, Balcani occidentali, lei ha parlato di Balcani occidentali, sicuramente quella parte d'Europa vuole entrare nell'Unione Europea, l'integrazione è lenta, ma se posso dire, questa conferenza sul futuro dell'Europa è una conferenza per gli europei. Però non ci saranno blocchi geografici, quindi non blocchiamo nessuno. Chi vuole entrare nella piattaforma, chi vuole partecipare, può partecipare sulla piattaforma. Però i cittadini dei Balcani occidentali saranno selezionati in numero inferiore sui panel, sui gruppi di lavoro, di discussione, però saranno anche loro invitati, avranno ancora la loro possibilità di intervenire e di partecipare agli eventi condivisi. Dopo Salonicco è vero che siamo stati lenti,
però è anche vero che questa parte d'Europa deve essere integrata anch'essa in Europa, e sicuramente ci impegneremo al massimo e terremo anche in considerazione il fatto che ci sono molti cittadini europei che vivono al di fuori dell'Unione Europea, quindi anche questi vogliamo sentirli, noi vogliamo ascoltarli, e quindi, come ho detto, ci sarà una rete da questo punto di vista. Presidente Bonino, so che ricordo che lei era a Dubrovnik nel 1991 e so che è molto sensibile alle questioni europee, a questioni relative al futuro dell'Europa. Nella mia città la conosciamo benissimo. E, come ho detto, questo è un esercizio di ascolto per noi, ma se guardiamo la piattaforma ci sono 10 caselle. 10 caselle, a 10 caselle corrispondono 10, anzi 9. Argomenti come la sanità, un'Europa forte nel mondo, e poi la trasformazione digitale, i valori, la legalità, Stato di diritto, migrazione, educazione, istruzione, Unione Europea nel mondo, cultura, economia europea più forte e democrazia europea. E questo significa tutto quello che i cittadini vorranno metterci dentro, e è governata da questi argomenti la discussione, ma ovviamente poi in queste caselle ci si può mettere dentro qualsiasi idea cui i cittadini sono interessati. Sicuramente c'è una serie di paesi che hanno detto che non sono pronti a cambiare i trattati, però se questa sarà l'opinione prevalente di tutti dei nostri cittadini, quella di chiedere il cambiamento dei trattati, modifica dei trattati, allora questo potrà diventare argomento di discussione. Siamo aperti, siamo inclusivi, trasparenti, e quindi vedremo che cosa succederà dopo un anno dall'apertura della conferenza, e poi raccoglieremo tutte queste idee, e a quel punto se metteremo insieme tutto quello che abbiamo ascoltato sulle piattaforme, sui panel, e poi a livello di comitato esecutivo presenteremo delle conclusioni che presenteremo ai tre presidenti delle istituzioni europee. Per quanto riguarda l'onorevole Galizia della Puglia, lei ha detto che è preoccupata della demografia, pardon, lei ha proprio toccato il mio portafoglio. È la prima volta questa nella storia della Commissione europea che abbiamo un portafoglio sulla democrazia e la demografia, che è il mio portafoglio. Sappiamo che esiste un problema di demografia, sappiamo che esiste un problema di diminuzione della popolazione dell'Unione Europea, ed è per questo che stiamo affrontando questa questione con grande serietà, e sono sicura che questa questione verrà affrontata anche durante questo esercizio dell'elaborazione dei cittadini, come la questione sanitaria, che credo che essa sarà al punto più alto, una priorità dell'agenda, perché i cittadini ovviamente ora sono preoccupati di questa pandemia. La fuga di cervelli è questione importantissima in tutta l'Europa, soprattutto nella parte orientale dell'Europa, nelle zone rurali sia dell'Italia sia di altri Stati membri, ma quando partiamo di fuga di cervelli parliamo anche di circolazione di cervelli, parliamo anche di guadagno di cervelli che arrivano tra quelli che partono, e poi ovviamente tante altre questioni che si accompagnano a questa, come quella relativa alle questioni di genere. E quindi durante questa pandemia le donne sono state colpite più degli uomini, perché le donne sono assistenti sanitarie, sono medici, sono infermiere, e quindi sono state colpite più di altri settori, di altre fasce della popolazione, e quindi questa questione va tenuta in conto. Ma ascoltiamo quello che diranno le donne, quali saranno le loro proposte, le loro idee. E un terzo di questi panels, dicevo, dovranno essere giovani, perché parliamo di giovani, parliamo di futuro, parliamo di ripresa, di resilienza, parliamo di prossima generazione dell'Unione Europea, Next Generation EU, parliamo di premesse digitali, verdi, e quindi dobbiamo pensare ai giovani. E il fondo Next Generation EU è un fondo di solidarietà intergenerazionale, questa è una cosa molto importante di cui dobbiamo tener conto. Anche lei ha parlato dell'invecchiamento, che è l'invecchiamento che fa parte del mio portafoglio, e ne abbiamo parlato qualche giorno fa proprio in una consultazione pubblica. Sì, negli ultimi 5 anni
50 anni, pardon, gli europei hanno guadagnato 10 anni di vita in più. Ciò significa che probabilmente lavoreremo più a lungo, forse anche le donne dovranno lavorare più a lungo, ma vedremo un po' lì che cosa ci terranno, decidere che cosa diranno i cittadini. Sicuramente la dimensione democratica, la dimensione, pardon, demografica è parte importante delle discussioni che si svolgeranno nella piattaforma. E nel 2070 gli europei saranno soltanto il 4% della popolazione mondiale a questo tasso di crescita della popolazione, e se vogliamo essere un'economia guida nel mondo dobbiamo pensare a quali saranno, a quale deve essere anche la dimensione demografica, e quindi quello dell'invecchiamento della popolazione è una questione molto molto importante. Essa sicuramente sarà uno degli argomenti fondamentali durante le nostre discussioni. L'onorevole senatrice, vicepresidente Garavini, l'outreach, come raggiungiamo tutti i cittadini. È per questo che sono importanti i parlamenti nazionali. I parlamenti nazionali sono importanti perché questa conferenza serve oggi più che mai, perché anche se è vero, è indubbio che si vive in una situazione di pandemia, adesso dobbiamo cominciare a pensare a come possiamo rendere più forte l'Europa, e voglio dirvi che abbiamo bisogno che i cittadini ci aiutino, però voglio anche ripetere che questo esercizio non è finalizzato ad abolire la democrazia rappresentativa, esso è finalizzato a rafforzarla e ad aiutare i politici eletti. Senatore Aimi, anche lei ha parlato di popolazione, di demografia, che è anche un argomento molto importante. Stamattina abbiamo lanciato l'Atlante della demografia, e quindi può vedere in ogni regione e in ogni paese qual è la situazione demografica in Europa, perché crediamo che la demografia sia alla base di qualsiasi politica economica, di qualsiasi politica sociale. Questa è una cosa molto importante. Ovviamente dobbiamo ascoltare, dobbiamo vedere quali saranno i punti di vista, o le preoccupazioni o le paure prevalenti dei nostri cittadini, e nel nostro tentativo di interloquire con tutti. La cosa che è diversa dai dialoghi con i cittadini, fra i dialoghi dei cittadini e questa conferenza, la diversità qual è? È il meccanismo di risposta, perché noi rispondiamo ai cittadini, loro vedranno prima sulle piattaforme e poi nelle conclusioni della plenaria, vedranno, saranno in grado di vedere che cosa sarà successo alle loro idee, alle loro proposte, alle loro preoccupazioni. Questo per noi è un aspetto molto importante di questo meccanismo, e questo è il punto fondamentale di questa conferenza, questo è il parametro sul quale misuriamo la novità di questa conferenza. La politica di comune sicurezza e difesa è argomento molto importante che lei ha citato, non è il caso di parlarne qui ora, ma sicuramente la conferenza sarà un punto nel quale sarà il luogo nel quale possiamo parlare di PSDC. La casella numero 8, un'unione più forte, è esattamente il luogo dove possiamo parlare di PSDC. Vogliamo come vogliamo muoverci rispetto alla politica di sicurezza e difesa europea, voto a maggioranza, quale maggioranza qualificata, che cosa vogliamo partecipare ad una redazione, alla redazione di una nuova politica di sicurezza e difesa. Vogliamo che i nostri cittadini siano sicuri che oggi possono influenzare la politica europea del futuro. In questo modo li avviciniamo a noi politici, a voi politici, e su questo misureremo il nostro successo. Però dobbiamo lavorare insieme, dobbiamo parlare con una sola voce, e questo allora garantirà il successo. E tutto questo succederà, riusciremo a garantire il successo di questa conferenza una volta che elaboreremo le conclusioni, e una volta che a fine del mandato di questa commissione raggiungeremo le conclusioni, si concluderà la conferenza e scriveremo le conclusioni della conferenza. Quindi mille grazie, grazie alle due commissioni politiche dell'Unione Europea, della Camera e del Senato. È stato interessantissimo questo scambio di informazioni con voi. Mi sarebbe piaciuto e sarei felice di potervi vedervi di persona
in un futuro non tanto lontano, ma questa conferenza è responsabilità di tutti, non siamo noi titolari, non è la commissione che è titolare della conferenza, tutti noi ne siamo responsabili, ne siamo i proprietari, siamo responsabili del successo della conferenza, perché voi anche dovrete organizzare vari eventi su vari argomenti e poi inserirli nelle piattaforme in modo che possano arrivare fino alle conclusioni della conferenza. Mille grazie, speriamo di poterci vedere in condizioni migliori, probabilmente a settembre, ottobre, quando questa pandemia sarà finita. Grazie mille e in bocca al lupo a tutti. Grazie, Presidente, e ci sentiamo presto. Grazie ancora della sua disponibilità. Dichiaro conclusa l'audizione odierna. Grazie.